Siamo ancora insieme con Teniamoci Compagnia, ci avviamo verso la conclusione, ma non potevamo non dedicare una parte della trasmissione al grande evento di questa sera, che non ce ne vogliano quelli di Sanremo, nella nostra regione è anche la stracittadina, ce ne sono ovviamente poche all'anno e dunque vanno seguite con grande attenzione. In realtà si tratta addirittura del terzo derby, evento un po' particolare di questo 2020-2021, ancora una volta ovviamente a porte chiuse, mancherà, dobbiamo dirlo, quella che è la componente che rende questo evento, che non è solo un evento calcistico spettacolare e seguito in tutta Italia e in tutto il mondo. E noi abbiamo provato a recuperare un po' di quel sentimento della tifoseria con qualche intervista che abbiamo tenuto ieri in centro città per valutare un po' le sensazioni. Devo dire, soprattutto dei genuani, ne abbiamo trovati un po' di più in giro rispetto ai sampdoriani, ma abbiamo sentito davvero entrambe le versioni. Prevale un sentimento di prudenza, di cautela, l'X è sembrato il segno più garantito questa sera, potrebbe esserlo perché è un derby molto combattuto, sono pochi i punti che separano le due squadre, ma poi approfondiremo tutto anche con due ospiti che intanto io vado a presentare, che ringrazio per essere qua con noi. C'è Alessio Semino di Buoncalcio a Tutti, che segue davvero da vicino la realtà del Genoa, grazie per essere con noi. Grazie a voi. E dall'altra parte Lorenzo Montaldo di Samp News 24, il nome dice tutto, seguite per 24 ore al giorno tutto quello che gira intorno alla Samp, grazie per essere con noi. Ciao, mattina. Ciao, buongiorno a voi. Allora direi che se la regia è pronta possiamo vedere intanto insieme questo breve video di interviste on the road per sentire qual è il sentiment verso questa sera dei tifosi rosso-blu cerchiati e poi entriamo davvero nel vivo della stracittadina. Ma io penso che domani se lo possano giocare tranquillamente tutti e due, in quanto sono abbastanza bene messe, per cui dovrebbero fare una bella partita, almeno per chi se lo vede, a meno che se lo gode un attimino, almeno da casa, ecco. Importante che facciano una bella partita, che giochino onestamente, che non facciano fesserie, poi vinca il migliore, il Genoa chiaramente. Ma da come si è messa penso in 1-0-0, ma spero ovviamente che vinca il Genoa. Deve essere però un derby più aperto, squadra a metà classifica, il Genoa sta un po' meglio. Il Genoa sta un po' meglio, sì, però dobbiamo comunque vincere per aumentare il gap tra le ultime, quindi sempre meglio una vittoria. In questo momento sì, speriamo che aiuti, io mi auguro che questa condizione aiuti la Sampdoria perché ultimamente è un po' sottotono. Chi può essere l'uomo derby? Ha riposato Keita Balde, ha riposato Quagliarella, il capitano si augura. Mi auguro Quagliarella, Keita adesso dovrebbe fare una partita discreta, dopo due partite così e così, di solito alterna una partita sì, una partita no, anche due no e una sì, speriamo che questa sia la volta buona. Tifando Genoa si spera ovviamente nel meglio, che una vittoria però sarà complicata perché striscia positiva sì, però anche la Samp ha dei buoni giocatori, ha una bella panchina soprattutto, cosa che a noi manca. Derby chi potrebbe essere? Destro, riposato, ti piacerebbe che fosse lui? Sì, assolutamente, anche dal punto di vista fantacalcio. E dunque questo è il feeling un po' della tifoseria rosso-blu cerchiata, siamo davvero a poche ore da questo derby, una situazione completamente diversa e parto rigorosamente da chi gioca in casa, Alessio Semino, rispetto al derby d'andata in cui il Genoa arrivava con una situazione di classifica che iniziava a farsi complicata e soprattutto ancora con i traumi del focolaio che era scoppiato. Oggi paradossalmente verrebbe da dire forse che il Genoa potrebbe essere un po' avvantaggiato, il momento dice bene agli uomini di Ballardini. Sì, il momento dice bene agli uomini di Ballardini, in realtà credo che forse più equilibrato di questo derby non ce ne sia, non ce ne siano stati neanche l'anno scorso. Io vedo un Genoa che ha tratto delle certezze di formazione, che la partita di Milano ha solamente evidenziato e sottolineato ancora di più. Nello stesso tempo la Sampdoria credo che si sia resa conto con le ultime due sconfitte che, e soprattutto dopo la vittoria del Cagliari a Crotone, che comunque è tutto tranne che chiusa la questione salvezza. E quindi non mi aspetto una partita sinceramente né da parte del Genoa né della Sampdoria in cui il punto possa andare bene. Chiaro che se poi esce un pareggio, quello fa parte del gioco del calcio, però mi aspetto una partita a viso aperto molto meno bloccata degli anni scorsi. Lorenzo Montaldo, ti aspetti una partita di questo genere? È chiaro che la Samp ha avuto questo andamento un po' ondivago per tutta la stagione, alternando delle ottime prestazioni a dei passi falsi, ne viene da una sconfitta quasi annunciata contro l'Atalanta, vista anche la formazione che è scesa in campo, i tifosi pensano che
forse il derby debba essere quasi l'obiettivo stagionale a questo punto. Sì, sì, luci e ombre, nel senso che lo ha detto anche Ranieri ieri in conferenza stampa, la Sampdoria ha avuto un andamento molto oscillante tra buone prestazioni e altre decisamente meno positive, non solo quella contro l'Atalanta, ma poi anche altre partite magari contro squadre più abbordabili. La Samp ha faticato. È una Samp sicuramente in un momento di leggera difficoltà, anche dovuto un po' al rilassamento, diciamo così, dei 30 punti, ma il discorso che faceva Alessio poi è vero, nel senso che la classifica poi è corta. Penso e credo che Ranieri abbia incentrato in questi giorni la preparazione anche proprio sul derby, insomma le scelte di formazione anche opinabili se vogliamo, però contro l'Atalanta andavano in questa direzione. Paradossalmente, insomma, nel derby il caso del Genoa all'andata è fa scuola, sì. Esatto, è emblematico. Nel derby la squadra che è un po' più in difficoltà magari trova delle energie, in questo momento forse la Samp è un po' più in difficoltà, ha una situazione simile anche se molto meno accentuata di Covid rispetto al Genoa, nel senso che ieri... Un positivo, sì, una notizia, esatto. Che non è stato di cui il nome non è stato comunicato, no. Ormai come da prassi, che comunque non è un giocatore di prima creato fascia. Un focolaio, possiamo no, dire. No, e non è un giocatore tra i titolari, insomma è un giocatore che ha giocato pochissimo. La formazione. A proposito di titolari e non titolari, possiamo anche provare a commentare insieme le formazioni che secondo voi sono quelle che scenderanno in campo, partendo magari dal Genoa, se mi aiuta anche la regia con la grafica. Pochi dubbi, in realtà il 3-5-2 è ormai quello, si è detto forse della possibilità di andare un po' più difensivi, di togliere Ciborra da questa linea di centrocampo e mettere una difesa un po' più rinforzata, ma tendenzialmente al 90% sarà questa la formazione? Ma sì, tendenzialmente come assetto ovviamente tattico non si sposta dal 3-5-2 Genoa. Io francamente ho letto la questione del gol d'Aniga al posto di Ciborra con Zappacosta che slitterebbe a sinistra, ci può effettivamente stare, perché comunque Zappacosta andrebbe a interdire Candreva e mi sembra una scelta che potrebbe effettivamente starci, e gol d'Aniga dovrebbe vedersela con, io voglio pensare, Jankto, perché penso che a sinistra giocherebbe lui, e quindi ci può stare come scelta, ma per il resto Genoa era abbastanza facile da disegnare, soltanto guardando la partita di Milano, non soltanto guardando la partita di Milano, ma anche guardando le precedenti. Ha riposato quasi tutti. Ma poi è la formazione a cui Genoa in questo momento si affida da ormai 2 mesi praticamente. Dove la può vincere il Genoa? Perché in mezzo obiettivamente sarà superiore sia a livello numerico contro la Samp, però anche a livello di quantità, probabilmente con, sappiamo, il lavoro sporco che sanno fare Strootman e Badel, forse sì, pensa esatto, di vincere la Liga. Il Ballardini non bisogna mai dimenticarsi anche del lavoro aggiuntivo che chiede appunto ai quinti di sinistra e di destra di andare a raddoppiare sui centrocampisti della Sampdoria, quindi sarà soprattutto lì la partita da non sbagliare, e sarà anche un aspetto che credo la renderà molto combattuta, proprio anche per il discorso che facevo prima. E davanti Shomurodov e destro, e anche alla luce delle scelte fatte a Milano, credo che siano la scelta. Un po' che non si vedono assieme, perché ultimamente Shomurodov è partito spesso dalla panchina, però poi quando entra ha sempre mostrato. Ha avuto qualche leggerissimo problema muscolare 3 settimane fa, però credo che abbia recuperato, se non altro lo ha testimoniato l'ingresso contro l'Hellas, insomma 6 minuti e subito il gol del pareggio, quindi la difesa poi non si tocca assolutamente in questo momento, sono i l'11 dovrebbe essere quello lì. Un po' più complicata la formazione della Sampdoria, la possiamo vedere con l'aiuto della regia, anche sul modulo qualcuno avanza qualche dubbio, Ranieri ha un po' giocato con i giocatori, Lorenzo nelle ultime settimane, questa è la formazione che ci hai mandato, ci hai messo appunto quelli che sono i 3 dubbi principali, se giocasse Ramirez al posto di Keita Balde cambia anche un po' il modulo poi. Certo, sì, Ranieri tra l'altro insomma ha spesso cambiato modulo, interpreti, penso che non ci sia stata sostanzialmente neanche una formazione uguale a quella precedente in stagione, e anche ieri insomma ha fatto parecchia pretattica, insomma, ha detto che la squadra che si adatta è quella che gli piace di più, che lo fa dagli anni 90, quindi che si trova bene con questo sistema, diciamo che complica un po' più la vita a noi. Però insomma, se dovessi andare a dire quella che potrebbe essere la formazione,
Credo che si affiderebbe intanto al 4-4-2, che è il modulo che gli dà più garanzie. Dicevi giustamente tu della questione Keita e Ramirez, ovviamente se gioca Keita si gioca a due punte, se gioca sì, Ramirez dettagli, ma comunque esatto, però sostanzialmente c'è anche un po' questo dubbio sull'esterno. Youngto e Damsgaard sono due giocatori abbastanza diversi. Youngto garantisce una corsa molto più importante, però Damsgaard è in forma straordinaria, ha dei colpi sicuramente. Nel derby d'andata era stato tra i peggiori, nella Sampdoria però potrebbe essere il giocatore vincente. Certo, sì, gli altri dubbi, infatti uno quello del reparto dove ci sono più alternative, che è il centrocampo. Qui hanno tre giocatori praticamente per due maglie, che sono appunto Candreva, Damsgaard e Youngto. Su Candreva c'era qualche dubbio, nel senso che... Volentosi di una punizione forse. Esatto, si è parlato di una situazione magari non chiarissima tra lui e Ranieri. Ranieri ieri in conferenza stampa ovviamente non ha parlato di questa situazione, anzi ne ha parlato dicendo che è contento del rendimento di Candreva, che alterna buoni momenti a momenti meno positivi, e insomma non ha lasciato intendere molto. Credo che il derby sarebbe una chance importante per l'esterno, quindi secondo me dovrebbe avere buone possibilità di giocare. L'altro ballottaggio è quello tra Youngto e Damsgaard. Leggevo che questa mattina parecchi mettevano in vantaggio Youngto. Io credo che anche un po' per la questione diciamo così psicologica di Damsgaard, che contro l'Atalanta è stato il migliore, ha provato anche a trovare la porta, Ranieri lo ha anche come dire, responsabilizzato con i calci piazzati, quindi gli ha dato peso. Credo che magari un processo di crescita in questo senso potrebbe essere utile. È vero quello che dicevi tu, cioè Youngto è un giocatore più di corsa, e in una partita come il derby, dove magari deve difendere, potrebbe essere una scelta. Credo che dipenderà molto anche dalla scelta in attacco, ossia se gioca Ramirez magari potrebbe utilizzare Damsgaard, che è un po' più offensivo, se invece dovesse giocare Keita magari allora per potrebbe essere su qualche traversone. È chiaro che se si affrontano, Ranieri in realtà ha già giocato anche a tre dietro, ma se si affrontano con due moduli così diversi si vengono a creare appunto dei mismatch. Poi nel corso della partita abbiamo detto che il Genoa potrebbe avere un uomo in più in mezzo al campo, la Samp punterà sugli esterni, sappiamo che Augello da una parte e Candreva dall'altra crossano molto bene. E bisognerebbe avere almeno un uomo che sappia saltare in area di rigore, un po' il limite può essere quello. Sì, sì, decisamente sì, anche perché la Samp fa moltissimi cross, contro la Lazio ne ha fatti quasi 30, ne ha fatti tanti anche con l'Atalanta. Il gioco sulle fasce piace a Ranieri. È vero quello che dici tu, nel senso che davanti ci sono Keita e Quagliarella, che magari di testa molto tecnici, non particolarmente fisici in area di rigore, anche perché il Genoa ha un paio di saltatori importanti. Assolutamente sì, quindi io spero e credo che Ranieri abbia magari lavorato anche su un gioco sugli esterni, però magari più palla a terra, considerando anche quelli che potrebbero essere i due davanti. Ha Augello da una parte e eventualmente Damsgaard e dall'altra Candreva, che sono due giocatori che crossano molto bene. Ha a quel punto però anche da preoccuparsi della fase un po' difensiva, perché giustamente Ballardini, diceva Alessio, gioca con due esterni che fanno un gran lavoro. La Samp dovrebbe stare attenta intanto a non scoprirsi sulle fasce e poi soprattutto a non lasciare buchi in mezzo. Anche in mezzo poi i ballottaggi ci sono, nel senso che Silva e Kdal sono la coppia teoricamente titolare, ma c'è Torsby, dovrebbe giocare Silva al posto di Torsby. Tra l'altro l'ultima riposata era squalificato, quindi anche in quest'ottica magari il portoghese è in vantaggio. E poi ci sono dei dubbi anche al centro della difesa, anche lì abbiamo visto, sì, con il dubbio ormai classico che si porta avanti Ranieri. Effettivamente lo ha detto anche qualche tifoso intervistato, il forte vantaggio forse della Sampdoria può essere una panchina sicuramente più lunga, o quantomeno più qualitativa rispetto a quella del Genoa. Ci dobbiamo fermare solo per qualche istante, chiedo però ai nostri ospiti di rimanere qui con noi e a voi ovviamente di rimanere attaccati, perché continuiamo con le ultimissime davvero sul derby prima dei saluti, quindi rimanete con noi.